circa 1200-1300 atleti che hanno corso, cittadini, insomma sportivi che hanno corso la gara di 5 km per poi vedere quello straordinario spettacolo con i bambini, con le canottine, con i cappelli colorati e anche loro molto numerosi, oltre 1000 partecipanti, quindi veramente un'edizione da record. Io volevo un attimino cogliere l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori che hanno collaborato all'ottima riuscita di questa amministrazione, quindi tutti i componenti del gruppo Podistico Amatori Teramo, le tante associazioni di volontariato che hanno veramente chiuso centimetro per centimetro il percorso rendendolo sicuro. Vogliamo ringraziare anche tutti i gruppi che hanno partecipato, numerosissimi, da tutte le palestre, l'Università Unite di Teramo, l'Università di Teramo con una straordinaria partecipazione. Con più di 300 arrivati. Con più di 300 arrivati, quindi ringraziamo tutta l'Università, il magnifico Rettore, tutti quelli che sono venuti, anche l'associazione A Modo Tuo per quanto riguarda l'associazione per i bambini, per, diciamo così, per l'autismo, la ASL di Teramo che ha voluto quest'anno promuovere Teramo Dona, cioè in collaborazione con l'AIDO e con l'ANED. E adesso la nostra città sta completando il lavoro sul Corso San Giorgio di pavimentazione per il rifacimento del corso e se tutto va bene il prossimo anno per la 39esima edizione insieme al gruppo podistico Amatori Teramo chiaramente vorremmo riproporre anche la gara internazionale ad inviti, molto spettacolare anche quello per palati fini.